Ben ritrovati a Sette Sera Salute. Adesso è il momento di parlare di una lotta che stiamo vedendo da vicino qui nel nostro salotto di Sette Sera, è quella contro la sclerosi multipla. Allora, stasera continuiamo a parlarne insieme a Filippo Martinelli Boneschi, neurologo capo del laboratorio di genetica delle malattie neurologiche complesse dell'Istituto di Neurologia Sperimentale della Divisione di Neuroscienze dell'Ospedale San Raffaele di Milano, e Ippolita Lo Scalzo, ambasciatrice AISM per la sezione di Milano. Buonasera e benvenuti. Buonasera a lei. E allora, con molto piacere che io vi do il benvenuto perché la lotta alla sclerosi multipla è una lotta che dobbiamo portare avanti tutti noi cittadini. E allora, la sclerosi multipla, iniziamo a ricordare a casa che cos'è, perché è una malattia veramente devastante, invalidante, e soprattutto non è certa, nel senso che non si sanno bene le cause, non si sa bene come progredirà. È un punto di domanda per cui le famiglie che vengono colpite da questa patologia sono famiglie che veramente affrontano periodi difficili. Io vorrei iniziare con qualche dato, perché sono veramente impressionanti. Allora, colpisce dai 15 ai 50 anni. Quante persone, per esempio, sono in Italia? Come si manifesta? Cosa succede? Allora, dunque, quella che viene chiamata prevalenza della malattia, quindi la frequenza, è di circa 50 casi su 100.000 persone. Quindi questo vuol dire che in Italia ci sono circa 50.000-60.000 persone affette dalla malattia. Come giustamente diceva, è una malattia che colpisce persone giovani, quindi il picco, diciamo, di frequenza di malattia è tra i 25 e i 35 anni. Sono più colpite le donne rispetto agli uomini e dati recenti fanno emergere che c'è stato un incremento della frequenza e del rischio di malattia, soprattutto nelle donne negli ultimi anni. Purtroppo, nei giovani e nelle donne. Allora, noi ne riparliamo stasera perché è in arrivo una data molto importante. Mercoledì 30 maggio ci sarà la giornata mondiale della sclerosi multipla. In questo proposito partiranno tantissime iniziative molto importanti in 40 paesi del mondo e l'Italia è uno di questi, ce lo racconta lei. Sì, le iniziative sono veramente tante e in ogni città ci siamo adoperati per fare una grossa promozione e soprattutto una corretta divulgazione, non solo sulla malattia, sulle conseguenze, ma su quanto i cittadini possono fare per aiutarci a risolvere i problemi quotidiani delle persone. Perché non dimentichiamoci che mentre noi dobbiamo seguire assolutamente la ricerca, perché è quella che libererà il mondo dalla sclerosi multipla, che questo non è uno slogan per noi, è un obiettivo, abbiamo però l'assistenza quotidiana alle necessità che sono a tutto tondo e noi siamo il punto di riferimento di queste persone e della famiglia. Allora noi pensiamo che questa sia l'opportunità di divulgare correttamente non solo la patologia, la ricerca e quanto si può fare, ma soprattutto divulgare l'importanza del volontariato e di quanto proprio i cittadini possono fare anche senza mettere mano al Esatto, portafoglio. ognuno di noi può veramente fare tantissimo. Allora, andiamo però per punti. Lei ha iniziato dicendo che non è una promozione ma un obiettivo, quello di fare bene e fare ricerca. Allora, iniziamo subito vedendo lo spot di quest'anno fatto dalla Fast Sì. Forward che fa capire quanto è importante la ricerca e quanto è importante e fondamentale il nostro aiuto. E poi continuiamo a parlare invece dell'aiuto che possiamo dare anche senza mettere mano al portafoglio. Tante volte basta semplicemente un po' di voglia di esserci. Esserci. Allora, iniziamo subito con il nostro spot. Possiamo andare più veloci, rompere le leggi del tempo, anticipare il futuro. Possiamo liberare il mondo dalla sclerosi multipla. Fast Forward. Unisciti al movimento. Fai andare più veloce il mondo della ricerca. Fai una donazione per fermare la sclerosi multipla. Eccoci qua, allora questo è il percorso di ricerca, potrete contribuire, lo vedrete durante tutta la puntata scorrere un numero verde e un sito al quale potrete avere tutti i riferimenti per portare un importante contributo, però abbiamo detto che il contributo può essere anche non economico, tanti volontari servono. Allora è in arrivo questa settimana di importante formazione, di incontri, ma anche di divertimento insieme, l'importante è stare insieme e fare qualcosa, ci vuole dire una o due date veramente importanti per Ma tanto una per data voi. importantissima per noi è la sera del 29 maggio, dove una casa vinicola ci offre una bellissima serata che è proprio un calice per l'AISM. Quindi noi vogliamo brindare alla risoluzione di questa problematica con tantissime persone che partecipano al ristorante unico di Via Mille Pape e su un grattacielo al 20° piano. Grazie per non averlo detto bene, ma si trova sul Sì, sito. no, si chiama proprio Unico il Ok. ristorante e lì noi vogliamo con una serie di
diciamo sponsor, una serie di donatori, una serie di persone che vogliono passare questa serata con noi, promuovere una cosa importantissima, il diritto alle vacanze e all'autonomia di queste persone. Infatti noi abbiamo una casa vacanze a Lucignano in provincia di Arezzo, dove sono circa 12 anni, le persone possono fare tranquillamente le vacanze sia loro che le loro famiglie, perché la struttura è idonea a tutti. Ecco, guardatela perché è veramente una cosa spettacolare, tutti i percorsi nel verde sono stati fatti per loro, ma quello che abbiamo dei corsi di formazione per il mantenimento dell'autonomia delle singole persone. E l'altra cosa importantissima è che in questa struttura i familiari possono lasciarci come ospiti le persone affette dalla patologia, che vengono gestite anche dai volontari che fanno dei periodi di turno in questa struttura, e loro fare tranquillamente le loro vacanze. Oltre alla struttura comune abbiamo anche 10 bungalow, dove un nucleo familiare può addirittura stare da solo e poi partecipare a tutto quello che è la vita del centro. Ecco, questo è un qualcosa di molto importante, perché troppe volte noi ci dimentichiamo che cose che per noi sono assolutamente normalissime, come andare in vacanza, non è invece per niente semplice per persone che hanno delle patologie, perché purtroppo ci sono troppe barriere architettoniche, perché mancano i servizi e perché manca la conoscenza, la consapevolezza da parte di chi ha la fortuna di non avere nulla. Per cui ecco, questo è un impegno importante, quello di aver creato una struttura. Noi siamo stati attenti a ogni singolo particolare, perché la persona sana, perché la struttura è aperta a tutti, può utilizzare anche una struttura che ha degli accorgimenti, certo, per disabili. Certo, ma soprattutto siamo stati attenti nel mettere in piscina dei riabilitatori, nel far sì che ci siano o volontari o delle persone qualificate che le aiutino a mettere a letto ad alzare, e nel far sì che ci sia chi le aiuti, ma quando ne hanno bisogno, a tavola, per piccole necessità, eccetera. Poi ci sono dei pulmini attrezzati per gite, per me, e la sera c'è animazione nella quale partecipano attivamente anche loro. Oh, benissimo. E allora adesso fra un attimo continueremo a capire come si può fare qualcosa, qual è il percorso per essere dei veri volontari attivi nell'AISM, però prima cerchiamo bene di continuare a identificare meglio questa gravissima patologia. Allora, le cause non sono del tutto note, purtroppo, ha un'insorgenza a tantissime età. Allora cerchiamo di capire però qual è il percorso di degenerazione di questa malattia, ce ne sono più forme, come funziona? Dottor Martinelli, mi perdoni, ha cominciato facendo il volontario? Ah, ecco. Sì, io ho cominciato facendo il servizio civile alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, e il mio primo finanziamento, adesso un laboratorio in cui lavorano 7 persone, che è un laboratorio riconosciuto a livello internazionale, che collabora, il primo finanziamento è stato grazie alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, quindi questo non si può e non si deve dimenticare. Certo. La ricerca è fondamentale, ha bisogno di finanziamenti. La sclerosi multipla, si sa che ci sono fattori ambientali ormai noti che in qualche modo predispongono alla malattia, che sono il fumo, bassi livelli di vitamina D, che vuol dire bassa esposizione a raggi solari, e alcuni tipi di infezione. Si sa anche il contributo dei fattori genetici. In questo ambito il mio laboratorio ha partecipato a uno studio internazionale che ha individuato 30 nuove varianti genetiche, quindi 30 nuovi geni che codificano per proteine, noi chiamiamo, e che in qualche modo non causano la malattia, ma determinano un aumento del rischio di svilupparla. E questo porta chiaramente delle speranze anche in ambito terapeutico. La sclerosi multipla è una malattia che si cura, è una malattia nella quale si stanno scoprendo anno dopo anno nuovi farmaci, e quindi i messaggi sono sicuramente di speranza da parte della ricerca, con però ovviamente l'importanza, il messaggio dell'importanza di ricevere dei finanziamenti, certo, in qualche modo per poter portare avanti questi progetti. E quindi insomma credo che, come spiegavo, si siano individuati negli ultimi tempi sicuramente dei fattori di rischio che sono predisponenti nei confronti della malattia. E proprio la mia esperienza, io sono un clinico, sì, la mia esperienza, sono partito dalla domanda che molte persone mi facevano, che era: perché sono stato io ad aver sviluppato la malattia? Quali sono state le cause? Ecco, rispetto a quando ho iniziato, ormai un po' di anni fa, non tanti ma abbastanza, credo che le scoperte siano state veramente, molte più di quello che si sapeva tanti anni fa, e quindi bene, questo è grazie anche alla ricerca e a fondazioni come per la Società della Sclerosi Multipla. Ogni giorno è importante per la ricerca, e per la ricerca ognuno di noi è veramente importante, questo ci tengo a sottolinearlo. Per quanto riguarda, oltre le cause invece, quel che
si può fare? Ci sono attualmente in via di sperimentazione dei farmaci? C'è qualcosa che può aiutare? Allora, ci sono, fino a 20 anni fa, fino a 15 anni fa, la malattia non era curabile. Ci sono dei farmaci che da 10 anni che si utilizzano, ci sono nuovi farmaci e quest'anno ha iniziato ad essere diciamo utilizzato nei pazienti anche il primo farmaco per via orale. I prossimi anni, da quello che si sente ai congressi, la speranza, più che una speranza, io spero sia una certezza, di avere sempre più nuovi farmaci. Quindi sarà importante scegliere il farmaco giusto in ogni individuo, e questo apre a un discorso importante che è la medicina personalizzata, cioè riuscire a individuare attraverso biomarcatori qual è la terapia più adatta per ogni paziente prima di averla iniziata, quindi sapere prima chi sarà più responsivo a un farmaco rispetto a un altro. Certo, questo è un altro diciamo obiettivo importante, linea di ricerca del futuro di estrema importanza. E visto che abbiamo parlato di una terapia personalizzata, che è un qualcosa di fondamentale, parliamo proprio di un percorso personalizzato che però già si può fare, perché accanto al percorso farmacologico si può pensare ad uno riabilitativo fatto da persone formate. Lei parlava prima di formatori anche in una casa di vacanza, di persone, di fisioterapisti, di persone che sanno esattamente che cosa bisogna fare, in che momento, e che possono lavorare sulla riabilitazione. AISM per questo lavora? AISM lavora tantissimo, e questo è un obiettivo che si è posto da anni, di far dare la riabilitazione giusta ad ogni singola persona, perché non è detto che tutti, purtroppo l'erogazione della riabilitazione sono due cicli all'anno per tutti, invece noi ci stiamo battendo affinché venga data a chi ha bisogno della riabilitazione tutto l'anno, a chi non ne ha bisogno meno, certo. Però che venga personalizzato il percorso in modo idoneo alle esigenze della persona. Assolutamente. Allora, grazie infinite all'AISM. Ricordatevi che la settimana contro la sclerosi multipla, dal 26 maggio a domenica 3 giugno, per stasera a 7 sera finisce qui. Domani ci saranno gli appuntamenti dedicati ai bambini e ai sapori tutti italiani, e noi con il nostro salotto ci rivediamo venerdì. Grazie infinite. Grazie. Ciao. A voi.